E la corretta alimentazione, in particolare la dieta mediterranea con le sue virtù salutari, protagonista della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Dal 16 al 24 marzo sono in programma iniziative per informare e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. A Napoli hanno preso il via oggi presso il centro Lilt in via Santa Teresa degli Scalzi con un incontro sulle buone abitudini alimentari e degustazioni di olio extravergine di oliva divenuto simbolo della manifestazione. La prevenzione alimentare è necessaria in questa regione perché nella terra della dieta mediterranea, dell'olio extravergine di oliva, purtroppo abbiamo il triste primato di bambini in sovrappeso. Non c'è un'erogazione equa della salute. Può accedere alla prevenzione solo chi ne ha la cultura, ma anche i soldi per farlo, attenzione. Quindi questo è un fatto molto molto grave che certamente discrimina le fasce sociali più deboli. Quindi è chiaro che quando esistono associazioni, ma la stessa ASL che ha dei progetti, un progetto di screening sui territori, il comune non può fare altro che amplificare e favorire queste offerte. Le iniziative sulla prevenzione oncologica proseguiranno in città anche domani e venerdì all'Istituto Pascale e si concluderanno domenica 24 marzo con la tradizionale mostra mercato dei prodotti biologici in Villa Comunale. Per tutto il periodo dedicato alla prevenzione oncologica, gli ambulatori della Lilt di Napoli e provincia effettueranno controlli clinici gratuiti che si potranno prenotare allo 081 549 5188. Abbiamo concordato insieme all'Istituto Tumori di Napoli, insieme al Comune di Napoli, di proseguire un'avventura che è già cominciata in due municipalità, la terza e l'ottava. Dal mese di aprile saremo nella nona municipalità e a seguire in tutte quante le altre. Ci auguriamo di dare tutte belle notizie, ma laddove ci fosse qualche sospetto sarà il Pascale con una linea preferenziale a venirci incontro.